Benvenuti con noi in un viaggio di profonda riflessione scoperta attraverso due delle destinazioni più significative del Portogallo, Fatima e Lisbona. A Lisbona, una delle capitali europee più affascinanti, luogo da cui sono partiti i conquistadores. In particolare, Lisbona è la città natale di Sant'Antonio, e la famosa chiesa a lui dedicata si trova sul sito della casa dove il santo è nato e ha trascorso la sua infanzia. A Fatima, saremo avvolti dalla spiritualità e dalla devozione mentre visitate il santuario di Fatima, luogo di pellegrinaggio mondiale dove la Madonna è apparsa ai tre pastorelli nel 1917. Qui, parteciperemo alle varie celebrazioni religiose, passeggeremo tranquilli a Cova d'Iria e rifletteremo in preghiera presso la Cappella delle Apparizioni. Questo pellegrinaggio non è solo un viaggio fisico, ma un'esperienza di crescita spirituale e culturale. Attraverso la contemplazione e l'esplorazione, scoprirete il significato profondo della fede e della storia che permea queste terre. Sia che siate devoti in cerca di ispirazione o viaggiatori desiderosi di esplorare nuove culture, il pellegrinaggio a Fatima e Lisbona promette di nutrire il vostro spirito e arricchire la vostra mente. Buon viaggio, e rimanete con noi fino alla fine!
Cari amici, dopo gli orizzonti e le immagini del video di oggi, dico grazie a tutti voi che seguite il mio canale YouTube Augusto Fagnani. Il vostro interesse e il vostro supporto sono la linfa vitale di questo progetto e così vi invito ad iscrivervi e a lasciare un like o un commento per condividere le vostre opinioni, i vostri suggerimenti. Insieme possiamo rendere questo cammino ancora più speciale. Perciò vi dico grazie, laudato sì.